In questo breve video parliamo di Eratostene di Cirene e in particolare dei suoi contributi dati alla geografia. Eratostene è stato un matematico, astronomo, geografo e poeta della Grecia antica. Fu uno degli intellettuali più versatili della sua epoca. È noto principalmente per essere stato il primo a calcolare la circonferenza della Terra con grande precisione. Fu anche il primo a calcolare l'inclinazione terrestre, sempre con elevata precisione. Potrebbe aver calcolato anche la distanza Terra-Sole e aver inventato il giorno bisestile. Formulò poi la prima proiezione globale del mondo, incorporandovi i paralleli meridiani. Vediamo più nel dettaglio il metodo con il quale Eratostene è riuscito a misurare in modo indiretto la circonferenza terrestre. Bene, si era accorto in una certa giornata dell'anno, nel solstizio d'estate, che il sole cadeva a perpendicolo in un pozzo posto a Siene, la moderna Assuan, mentre lo stesso giorno, alla stessa ora, ad Alessandria d'Egitto, un obelisco proiettava un'ombra, cioè il sole non cadeva in maniera perpendicolare. Questo fenomeno, secondo Eratostene, era dovuto al fatto che la Terra non fosse piatta, ma fosse sferica, e quindi i raggi del Sole producessero onde diverse a latitudini diverse. Vediamo infatti un po' meglio questo aspetto. L'angolo misurato il giorno del solstizio d'estate ad Alessandria d'Egitto di un obelisco era di circa 7,2 gradi. Inoltre, cosa si sapeva? La distanza fra l'obelisco, la città di Alessandria, e il pozzo di Siene. Questa distanza era nota, è stata misurata in circa 5.000 stadi egizi. I calcoli procedono in questo modo. L'angolo formato dai raggi del Sole con l'obelisco coincide con l'angolo al centro che congiunge appunto la città di Alessandria e la città di Siene, quindi in pratica corrisponde alla latitudine della città di Alessandria. Quindi con una semplice proporzione, ossia l'angolo al centro di 7,2 gradi sta a tutto l'angolo giro che è 360 gradi, come la distanza fra Alessandria e Siene, che è circa 800 km, cioè 5.000 stadi egizi, sta a tutto l'arco, a tutta la circonferenza terrestre. Quindi il calcolo molto semplice, poi in pratica è una proporzione. La proporzione è questa, l'angolo al centro sta a tutto l'angolo, come la distanza tra le città sta a tutta la circonferenza, e in stadi viene fuori 5.000 per circa 50, cioè 250.000 stadi egizi, che corrispondono alla misura moderna di circa 39.375 km. Considerando che la circonferenza terrestre, oggi come ha misurato con la precisione degli strumenti odierni, è 39.000 941 km, quella diciamo polare, non quella equatoriale, l'errore è intorno all'1,5-2%, quindi un errore molto molto piccolo. Questa misura è stata una misura eccezionale per quei tempi ed è stato un punto di riferimento per tanti secoli a venire.